Bentornati ad appuntamento con la rubrica Cultural Libraria di Valsangona e Network TV, quarta di copertina. Oggi è con noi Flavio Basile che ci presenterà il suo Gradiente Viola Ecos Edizioni. Benvenuto Flavio, grazie di essere con noi. Grazie a te Marco, ciao. E la prima domanda è sempre questa, anche in questa occasione la ripetiamo. Se tu dovessi presentarti ai nostri ascoltatori, cosa diresti di te? Ah, direi che allora sono una persona a cui piace scrivere, ovviamente. E diciamo che nella mia vita ho cominciato a scrivere molto presto, perché ho iniziato quando ero bambino. È una passione che mi porto dietro da tanti anni, anche se nella vita faccio tutt'altro. Sono un ingegnere che lavora nel campo dell'automotive. E comunque la scrittura fa parte del tuo modo di essere ed è una cosa che non ti spieghi. Inizi a scrivere quando hai 6-7 anni, non ti domandi nemmeno il perché, senti il bisogno di farlo e poi mano a mano negli anni magari senti il bisogno di trasformare questo tuo hobby in qualcosa di più impegnativo. Infatti quella di cui parliamo oggi non è la prima pubblicazione. No, Gradiente Viola è l'ultimo lavoro che ho fatto con le Ecos Edizioni ed è uscito l'anno scorso, però con loro ho già collaborato in passato con Il Figlio del Buio. Il Figlio del Buio è un altro libro uscito nel 2013 e faceva parte di una duologia dedicata al nazismo. Diciamo che Gradiente Viola è un tipo di è un genere letterario che si discosta un po' da quel tipo di lavoro e ambientato in un mondo a cui io sono abituato, perché è il mondo di chi viaggia, è il mondo di chi lavora, è il mondo di chi deve vivere spesso in trasferta, ed è praticamente nato qualche anno fa sulla base di alcune esperienze personali, anche conoscendo anche vicissitudini passate da conoscenti. Sì, affronta un po' il tema del lavoro, abbiamo detto, e anche dell'essere senza lavoro, sì. Di trovare un lavoro un po' originale, poi non diciamo di più. Non diciamo tutto. No, la storia inizia con un ingegnere che viene licenziato per, non per demerito suo, ma per favoritismi nei riguardi di una collega, e allora si trova ad improvviso, dopo aver sempre lavorato, dopo aver sempre stato al centro dell'attenzione nella sua società, in cui era impiegato, a dover trovare un altro lavoro. Quindi si confronta, ormai arrivato a una certa età, con internet, con le ricerche di lavoro, si confronta con tutto un mondo a cui non era abituato. Quindi viene contattato da un'azienda di cui non ha mai sentito parlare, e dopo un primo breve colloquio molto strano, con un test molto strano, viene assunto. E gli viene assegnato il ruolo di gradiente viola all'interno di questa azienda. Ben tenendo conto che lui non sa ancora esattamente cosa deve fare, quindi è sempre avvolto nel mistero, non gli spiegano bene come si deve comportare, sa solamente che il contratto che gli offrono è molto interessante, quindi lui non può dire no, perché ha bisogno ovviamente di lavorare, e quindi inizia la sua attività come gradiente viola all'interno di questa azienda, il cui nome è Adacom. Un testo sicuramente significativo, un volume significativo per quello che c'è dentro, ma anche per quello che lo contiene, diciamo, perché la copertina è una copertina d'arte. Sì, la copertina è frutto del lavoro di un pittore, Claudio Bellino, che mi ha prestato la sua opera per essere rappresentato in questa copertina. Lui ha un genere molto particolare, lo si evince subito, che e in qualche modo io ho bisogno di un'idea, un'immagine che ovviamente facesse emergere il colore viola e potesse dare quelle sensazioni che poteva in certi momenti della narrazione sentire il protagonista. E questo è il risultato. La tua attività di scrittura è però più ampia, scrivi anche per il teatro e recentemente hai vinto anche un importante sì. premio letterario. Io è da una decina d'anni che scrivo per il teatro e collaboro con alcune compagnie del torinese, alcune scuole del torinese per dei copioni teatrali, amatoriali, e poi nel tempo libero mi diletto a scrivere racconti, ho partecipato sia nel 2011 sia quest'anno al premio inedito, il premio nazionale che ormai sta emergendo, ormai c'è da 19 edizioni,
il premio inedito. Quest'anno ho vinto il primo premio nella categoria racconto e per me è stata una bella soddisfazione, perché comunque essere scelto tra 150 partecipanti in tutta Italia e non solo è comunque un risultato che insomma ti dà soddisfazione, che comunque ti fa capire che comunque quello che scrivi, le idee che ti vengono in mente vengono apprezzate. Che cosa ha dedicato questo racconto? Questo racconto è una storia un po' particolare, nel senso che anni fa con la mia famiglia andavo a trovare un amico che abitava nell'Astigiano, precisamente ad Agliano, a sud di Asti. E lì conoscemmo un proprietario di una casa inglese che aveva acquistato questa casa per la vista sulle colline, quindi era stato molto affascinato al posto. Quindi l'idea che mi è venuta in mente era quella di immaginare un ex ufficiale nazista tedesco alla fine della sua vita che tornava nell'Astigiano per acquistare una casa in cui era stato il prigioniero, era stato catturato da una partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi questo racconto affronta un po' il tema della famiglia a distanza nel tempo e nello spazio. È una storia d'amore un po' particolare, perché tra un nazista e una partigiana ovviamente l'idea che possa scoccare la scintilla può sembrare strana, ma in certe condizioni, in certe situazioni si può creare una situazione del genere con alcuni risvolti che poi vengono spiegati all'interno del racconto. Bene, abbiamo fatto un percorso che ci ha portato ad essere un po' incuriositi su che cosa contiene questo Gradiente Viola, un invito alla lettura, ma abbiamo allargato lo sguardo anche al resto della tua attività di scrittura. E adesso c'è un'ultima domanda che noi facciamo tutte le volte: ma perché un nostro ascoltatore dovrebbe diventare un tuo lettore? Beh, allora, il riscontro che ho avuto verso i lettori è unanime per certi aspetti. È una lettura veloce, interessante, è una lettura che comunque ti fa riflettere. Ovviamente ogni testo poi fa scaturire in te qualche domanda e darti qualche risposta. È un modo per passare in maniera, soprattutto Gradiente Viola, un modo di scrivere, una scrittura molto ironica, però allo stesso tempo, dal mio punto di vista, aiuta il lettore a farsi delle domande che sono molto attuali, sono moderne e possono comunque portare a qualche conclusione che ti rimane dentro. Ovviamente se un libro, un racconto è valido, deve lasciarti dentro qualcosa per un po' di tempo, questo è naturale. Bene, abbiamo concluso anche questo appuntamento, è stato con noi Flavio Basile, abbiamo parlato di Gradiente Viola e l'appuntamento è alla prossima settimana.